Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un altro comando interessante da conoscere che può sempre essere utile in determinate situazioni e circostanze. Di cosa si tratta? Come vediamo qui dal titolo, si tratta di eseguire continuamente, ovvero ripetutamente in continuazione, un comando nel terminale ad un certo intervallo che noi possiamo stabilire. Come si fa? Quindi, se si necessita di eseguire ripetutamente un comando per un qualsiasi motivo, che può essere una verifica tecnica nostra per controllare l'evoluzione di un processo, qualsiasi cosa, si può usare il comando watch. Eccolo qua, watch. Come si usa? Semplicissimo. Partiamo subito con un esempio che qui ho visto che, scusate, già che mi è caduto l'occhio, ho sostituito il comando uptime con il comando date perché è più significativo, più facile da capire. Allora, primo esempio di comando di utilizzo di watch, lo vediamo subito, lo facciamo partire immediatamente, copia, andiamo nel nostro terminale. Incolla watch date. Cosa vuol dire questo? Come abbiamo appena spiegato, il nostro scopo è eseguire ripetutamente un determinato comando. Il nostro comando è il comando date per questi esempi. Date è il comando che visualizza data e ora del sistema, praticamente del vostro PC. Senza nessuna opzione, come leggete qui, eseguirà il comando, anzi lo possiamo anche avviare nel frattempo. Voilà. E mentre sta elaborando il nostro comando watch, leggiamo le opzioni, i dettagli. Dunque, esegue ogni 2 secondi perché è l'intervallo per difetto. E quindi, se non mettiamo nessuna opzione, l'intervallo sappiamo che è di 2 secondi. E lo vediamo anche qui in alto a sinistra, dove dice in inglese, ma non è difficile, every ogni 2 secondi. Ogni 2 secondi cosa sto facendo come comando watch? Sto eseguendo il comando date. Quindi in questo momento il terminale, questa scheda del terminale è occupata ad eseguire in continuazione ripetutamente il comando date, come se noi lo facessimo a mano una volta dietro l'altra. E da cosa lo deduciamo che lo sta eseguendo ogni 2 secondi? Vediamo, questo è il risultato del comando date, normalissimo comando date. E vedete che qui ogni 2 secondi cambiano i secondi dell'ora del comando. Vedete 14, 16, 18, eccetera, eccetera. Sta proprio eseguendo ogni 2 secondi, proprio come dice la nostra scaletta. Quindi il comando, ecco qui ancora. Perché sto correggendo la scaletta intanto che sto registrando il video? Perché non l'ho verificata bene prima di iniziare a registrare. Ecco. E prima, quando stavo preparando la scaletta, avevo iniziato a usare il comando uptime che dà altre informazioni di sistema, ma è meno, diciamo, un po' più criptico come risultato rispetto al semplice comando date che è comprensibile a chiunque. Dunque, diciamo ogni 2 secondi per difetto. Il comando date, dunque, che mostra, no, non è vero, che mostra. Scusate, avrei dovuto preparare meglio, ma che mostra la data e ora corrente del PC. Ok, poi per terminare, quindi voi direte, ok, è partito il comando watch, adesso come faccio a farlo finire? Devo chiudere il terminale? No, assolutamente no. Per terminare il comando watch si usa la scorciatoia, la combinazione da tastiera, CTRL più C, quindi premete il tasto CTRL, il tasto C e vedete che Watch si ferma. Siamo a posto. Ok, andiamo avanti con qualche opzione in più perché diventa anche più interessante se possiamo controllare un po' meglio cosa fa il comando Watch. E quindi ampliamo il primo esempio e facciamo partire il secondo esempio. Che differenza c'è fra il primo e il secondo? Abbiamo messo 2 opzioni prima di dire quale comando eseguire. Quindi l'opzione meno D, questa qua, evidenzierà le differenze fra un'esecuzione e l'altra, ovvero come vedremo fra un attimo, rispetto alla prima versione del comando,
verrà messo in evidenza la differenza fra l'output, fra il risultato dell'esecuzione precedente e quella successiva. Poi l'opzione meno n, questa qua, col 4, quindi meno n si aspetta un valore numerico dopo, imposta l'intervallo a 4 secondi in questo caso, Quindi l'intervallo stabilito, quindi per difetto 2 secondi, qui invece noi vogliamo impostare un nostro intervallo che ci va bene, ho messo 4 secondi e poi il comando da eseguire. Nota interessante, se serve per dei controlli particolari, tecnici, si può anche indicare un tempo inferiore al secondo, non è che n si aspetta dall'1 in su. Secondi, come unità di misura di tempo sono sempre i secondi, però si possono anche indicare delle frazioni di secondo. Per esempio, potete mettere meno n spazio 0,1, quindi un decimo di secondo, eccetera, eccetera. Vediamo come si comporta questa seconda versione del comando. Facciamo enter, parte né più né meno di prima. Qui in alto a sinistra vedete 4 secondi, stavolta non più 2, sempre il comando date, e vedete che ogni 4 secondi viene messo in evidenza con il carattere inverso la differenza rispetto all'esecuzione precedente del comando. Quindi vedete 48, poi 52 perché ogni 4 secondi, ma vedete che l'unica cosa che cambia fra la data corrente e l'ora corrente in questo momento sono proprio i secondi. Poi ogni tanto cambiano anche i minuti, ma la cosa, diciamo, mentre sto registrando il video, le cose che cambiano più velocemente sono i secondi dell'ora. E vedete che viene evidenziato cosa è cambiato rispetto a quello di prima. Vedete questo, Ctrl C per fermarlo. Non male, eh? Come dico, questi sono comandi che mi fa piacere presentare perché chi lo sa, un giorno uno potrebbe dire: io mi ricordo che ho visto quel comando che adesso mi serve nel mio script shell o da qualsiasi altra parte nell'ambito di terminale. L'ultima, come dire, modalità, forma del comando che vi voglio mostrare è questa, che forse è la più pratica per accumulare risultati, perché, come dire, questi comandi stampano, scrivono a terminale il risultato uno sopra l'altro, ma non vedete una sequenza, uno storico dei comandi eseguiti. Mentre con quest'ultima forma, scusate, quest'ultima forma del comando vi permette di accumulare in un file tutti gli output uno dietro l'altro che vengono eseguiti. E quindi di fatto vi create un giornale dell'esecuzione. Allora facciamo copia, incolla ed è già partito benissimo. Non ho neanche fatto tempo a fare enter. Si vede che ho copiato anche il carattere di enter. Ho lasciato l'intervallo per difetto ogni 2 secondi. Sta eseguendo il comando date. Non vediamo più in questa zona l'output di un comando dietro l'altro. Perché l'uscita, diciamo il risultato del comando, è deviato con questi due simboli maggiore e maggiore, è deviato su un file watch sottolineato, righetta bassa out, l'ho chiamato così, è un file di testo, semplicissimo questo, potete chiamarlo anche Pippo come volete voi. Non mi ricordo in che cartella ero, sì, ero posizionato sulla scrivania. Vedete che qui sta creando in questo esatto momento, ogni 2 secondi sta scrivendo una riga in questo file. Adesso lo interrompiamo perché voilà, lo interrompiamo e vediamo che questo file ha registrato tutte le esecuzioni del comando date ogni 2 secondi. Vedete, partito dal secondo 20, 22, 24, 26, 28, 30, eccetera, eccetera. Ecco. Ovviamente l'esempio dimostrativo, qui posso anche cancellarlo, vabbè. L'esempio dimostrativo è banale, ma in un ambito di qualche, che ne so, esperimento scientifico, di laboratorio, di controllo, di che ne so io, creare un giornale che magari gira per un giorno o per ore o che ne so io, ad un intervallo specifico di secondi, vi registra in un file che poi potete tranquillamente leggervi alla fine della vostra procedura, vi crea appunto i risultati dell'esecuzione dei comandi, che è abbastanza banale dirlo, ma il comando può essere uno qualsiasi. Qui, come dico, per semplificare la dimostrazione in questo video, ho messo un semplice comando date, ma qui può esserci
un intero script shell. Può esserci una serie di comandi al posto di date. Mi raccomando, quindi per ampliare i nostri orizzonti, pensate che date è soltanto un esempio. Quindi qui addirittura potete avere un vostro grandissimo script che fa chissà che cosa e così lo potete eseguire, fare eseguire automaticamente al vostro terminale senza doverci pensare voi manualmente. Ecco, con questo concluso, spero che vi abbia incuriosito o interessato anche questa presentazione. Con questo vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!